Questa è la religiosità pura e senza macchia davanti a Dio Padre. Visitare gli orfani e le vedove nella loro afflizione, custodire se stesso immune dal contagio del mondo. Fratelli miei, non potrete mantenere la fede nel nostro Signore glorioso Gesù Cristo praticando favoritismi di persona. Infatti, se nella vostra assemblea entra un uomo con anelli d'oro e un vestito di lusso, ed entra anche un povero con un vestito logoro, e voi vi rivolgete a colui che porta il vestito di lusso e gli dite: prego, siediti comodamente qui, e dite al povero: tu stai in piedi, oppure siediti là ai miei piedi, non avete forse fatto preferenza in voi stessi e non siete divenuti giudici con pensieri perversi? Ascoltate, fratelli carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo perché fossero ricchi nella fede ed eredi del regno che egli promise a quelli che lo amano. Ma voi avete offeso il povero. Ma non sono forse i ricchi a trattarvi dispoticamente e a trascinarvi dinanzi ai tribunali? Non sono essi a bestemmiare il bel nome che fu invocato su di voi? Certamente, se voi adempite la legge regale secondo la scrittura, amerai il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Se invece avete riguardo alle persone, commettete peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Se uno infatti osserva tutta la legge, ma inciampa in un solo punto, diventa colpevole di tutto. Chi infatti ha detto non commetterai adulterio, ha anche detto non ucciderai. E se tu non commetti adulterio, ma uccidi, diventi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che saranno giudicate in base alla legge della libertà. Il giudizio senza misericordia è per chi non usa misericordia. La misericordia trionfa sul giudizio. Buonasera. Cominciamo come facciamo tutte le altre volte, dunque la prima parte cerchiamo di vedere cosa vuole dire il testo, cosa voleva dire l'autore del testo scrivendolo e poi nel secondo momento cosa vuol dire questo testo a noi oggi. Prendiamo versetto per versetto, vedete che ho messo l'ultimo versetto del capitolo primo per iniziare, perché mi sembra che inquadri bene il tema di quest'oggi, lo amplia, lo inquadra proprio da un quadro più vasto. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze. E qui dobbiamo fare subito un'osservazione molto importante. I termini che vengono utilizzati qui da Giacomo, pur, kataros,
senza macchia, amiantos, qui deriva amianto anche, no, non corruttibile, non si corrompe. Ecco, questi termini fanno parte di un vocabolario cultuale che normalmente fa riferimento al culto nel Tempio. Ora ecco che Giacomo prende questa terminologia propria del culto del Tempio per parlare della vita del cristiano. Fa un trasferimento di termini, quasi a ricordarci che il vero culto non è quello che si celebra soltanto all'interno del Tempio, ma il vero culto è quello che trasforma la vita del cristiano. Questo è un passaggio formidabile, molto importante. Come non andare con la memoria ai testi dei profeti? A partire dal 7-8 secolo i profeti fanno fare un salto di qualità al popolo di Israele, il quale pensava fino a quel momento che magari fosse sufficiente soltanto celebrare il Signore nel Tempio. Allora voi vi ricordate Isaia, Amos, Geremia, quando il Signore dice: io non so cosa farne dei vostri olocausti, non so cosa farne del grasso dei vostri animali, non so cosa farne del vostro incenso. Quello che io voglio è che voi vi impegnate per i poveri, per le vedove, gli orfani e gli stranieri. Queste tre categorie che al tempo nella scrittura erano tre categorie protette. E poi, detto questo, Giacomo sembra inserire il suo insegnamento in un quadro più vasto. Infatti il primo versetto che abbiamo sotto gli occhi continua dicendo: e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Se vogliamo essere, e io ci tengo a questo, vogliamo essere più fedeli al testo originale, potremmo tradurre questa frase: cercate di custodirvi senza macchia da questo mondo. Perché se noi diciamo non lasciatevi contaminare, noi diamo tutta la responsabilità al mondo che vuole contaminarci, ma custodirci, mettiamo l'accento su di noi, facciamo uno sforzo noi per non lasciarci contaminare, custodirsi senza macchia da questo mondo. E questo non è facile, ma a questo siamo chiamati. Ricordate il capitolo 17 di San Giovanni, del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice, quando viene detto: siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. La vera purità a cui ci invita Giacomo consiste nel non farci fagocitare dalla mentalità del mondo. Questa è la vera purità. Se noi rimaniamo puri se non adottiamo la mentalità del mondo, ecco, allora siamo puri, siamo senza macchie. Ma se noi sposiamo la mentalità del mondo nel giudizio, nel pensiero, nell'atteggiamento, nel rapportarci, e lì abbiamo fatto una scelta mondana e lì ci siamo macchiati. Primo versetto del capitolo secondo: fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Ecco, dopo aver riassunto la vera religiosità in due tratti, visitare gli orfani, le vedove e non lasciarsi contaminare da questo mondo, l'autore della lettera esemplifica quanto ha appena detto, introducendo il tema della discriminazione, del favoritismo. Quando qui si parla di favoritismo, il greco ha una parola interessante, parla di prendere la faccia, cioè di considerare la faccia di qualcuno. Ecco, traduciamo così: considerare la faccia di qualcuno. Uno è bello, lo considero bene. Uno è ricco, lo considero bene. Uno è povero, la sua faccia è sporca, lo considero male. Uno
ha una faccia, un vestito brutto, lo considero male. Il cristiano non può, dice l'Apostolo, farsi condizionare dalla faccia delle persone, bella o brutta che sia. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio stabello. Ecco, Giacomo fa un esempio concreto di favoritismo. La scena che ci presenta è molto reale, oltre che a essere molto realistica. Intanto ci dice che questo fatto avviene in una riunione, in un'assemblea liturgica. La parola che viene utilizzata qui in greco è sinagoghe. Dunque la sinagoga è un mettere insieme le persone, un mettere insieme, è un'assemblea liturgica. All'inizio della Chiesa, del cristianesimo, questa assemblea liturgica era composta essenzialmente di poveri, l'ho già detto altre volte, poi pian piano entrano anche altri. Dunque, prima di tutto ci presenta questo convenire di gente, poi l'autore della lettera ci descrive i personaggi di cui vuol parlare. Da prima entra un uomo, non ci dice che era ricco. Che sia ricco lo si capisce dalla descrizione che Giacomo fa, perché ci dice che c'ha l'anello d'oro al dito, che ha un vestito magnifico. Non si fa neanche riferimento alle sue doti, alle sue qualità morali, spirituali. Si fa riferimento solamente all'apparenza. All'apparenza. È vestito bene, ha un bel anello, dunque è ricco. Entra poi un povero. È interessante questo, di questo povero non si dice uomo, dice povero. Entra poi un povero. Quasi che l'aggettivo sia più importante del sostantivo. Il suo vestito più che misero, l'aggettivo utilizzato qui indica sporco. È un vestito sporco il suo. In terzo luogo viene descritta la reazione degli astanti, dei presenti nell'assemblea. Da prima, e poi ci rifletteremo nella seconda parte, molto importante, da prima troviamo lo sguardo. Uno sguardo, sembra dire l'autore, che si sofferma soltanto sopra colui che ha un anello al dito e ha un bel vestito. Lo sguardo cade su di lui. Vengono in seguito le parole e queste sono rivolte ad ambedue le persone, all'uomo, il ricco, e al povero. Il primo viene invitato a sedersi accanto a chi sta parlando. Tu siediti qui, accanto a me che sto parlando. Anzi, viene aggiunto anche un avverbio, kalos, vieni a sederti comodamente, bellamente, è un posto bello, importante, quello che ti sto offrendo. Al secondo, al povero, viene offerta, o meglio viene intimata, una duplice possibilità, o stare in piedi lontano, oppure sedersi non accanto a chi parla, ma ai piedi dello sgabello che gli serve per mettere sopra i suoi piedi. La posizione denota chiaramente la considerazione che godono questi due protagonisti della scena. Quarto, se voi fate così, versetto quarto, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ecco, dopo la presentazione dei personaggi e l'azione a cui invita quello che parla, arriviamo alla domanda che l'autore pone alla comunità cristiana che è riunita. E la pone a ogni comunità, non solo quella del suo tempo.
La domanda in realtà veicola una doppia accusa rivolta a quella comunità. Da prima l'autore sottolinea il fatto che questo modo di comportarsi è chiaramente un esempio di discriminazione nei confronti di una categoria di persone, quella dei poveri. È chiaro che l'autore è conscio che le discriminazioni e i favoritismi sono sempre esistiti in ogni popolazione e ci saranno sempre fino alla fine dei secoli. Ma ciò che dà fastidio è il fatto che questo avvenga in una comunità cristiana. Questo è il problema. Nel mondo questo capita, ma non così tra di voi, dice Gesù nel Vangelo. In secondo luogo, Giacomo mena un attacco molto duro contro coloro che sono i facitori di simili discriminazioni, che lui chiama giudici dai giudizi perversi. L'aggettivo deriva da una parola greca, ponos, che vuol dire pena, cioè è un giudizio che accumula la pena, che pesa su colui che lo riceve. È pesante per colui che lo riceve, per il popolo che riceve questo giudizio. Versetto 5. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Ecco, qui vedete, l'ho già sottolineato all'inizio, lo sottolineo ogni volta, cominciamo di nuovo con un imperativo, uno dei tanti imperativi della lettera di Giacomo, ascoltate, che sta a sottolineare, lo ripeto, che siamo in presenza non di un testo di teologia, ma di un testo, è una predica, un testo di morale piuttosto, una predica dove si dice dovete fare questo, dovete fare quello. Ascoltate. Giacomo, dopo aver preso di mira il comportamento di alcuni nella comunità cristiana, ci invita ora ad ascoltare, a capire, a cogliere qual è il comportamento di Dio. Voi vi comportate così, ma il Dio nel quale voi credete, come si comporta? Ve lo dico, dice Giacomo. E si tratta di uno schiaffo per coloro che lo stanno ascoltando, perché invece di imitare il comportamento di Dio fanno il contrario. Il comportamento di Dio viene qui declinato in tre modalità complementari. Il testo parla prima di tutto di scelta. Di scelta. Dio non ha forse scelto, dunque Dio non è obbligato. Dio non è obbligato a fare nulla, è sempre per libera scelta che fa qualcosa, anche in questo campo. Secondo luogo, a colui che sceglie, Dio promette il suo regno, promesso a quelli che li amano, alla fine del versetto. Infine, su chi cade questa scelta preferenziale di Dio? Cade sui poveri, dice il testo. Poveri agli occhi del mondo. Essi sono coloro che sono nel bisogno, coloro che sono privi di protezione sociale. Pensate anche al nostro tempo, ecco. Povero non è soltanto quello che non ha soldi in tasca, ma è quello che non ha protezione sociale. E nello stesso tempo, e spesso proprio per questo, sanno di non avere tutto. E quindi, non avendo tutto, certe volte, spesse volte, sono coloro che sono anche più disponibili a rapportarsi con Dio. Signore, non ho niente, tu puoi fare qualcosa per me. Giacomo non fa che riprendere e sottolineare un atteggiamento che è costante nella Bibbia. Da una parte Dio non fa preferenza di persone, ma dall'altra c'è quella che noi chiamiamo oggi un'opzione preferenziale per i poveri. Non fa preferenza di persone, però ha uno sguardo particolare per coloro che non hanno niente, che possono contare solamente su di lui. Ricordate, andiamo nel libro dell'Esodo, quando il popolo è schiavo in Egitto, e il Signore cosa fa? Dice al capitolo 3: ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido di aiuto
a causa dei suoi sovrintendenti. Io conosco le sue sofferenze. Qualche capitolo più avanti, sempre nel libro dell'Esodo, troviamo questa messa in guardia da parte di Dio. Siamo al capitolo 22 dell'Esodo. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra di Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. Ecco, come vedete, sempre queste tre categorie di persone, dicevo, tre categorie protette: vedove, orfani e stranieri, sui quali Dio mette il suo occhio in modo particolare. Versetto 6. Voi invece avete disonorato il povero. Vi ho presentato ciò che fa Dio, il comportamento di Dio. Voi invece, facendo quello che avete fatto, avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono, che vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Dopo aver presentato, lo ripeto, quanto avviene in una comunità cristiana, dopo aver ricordato qual è l'atteggiamento di Dio, l'autore procede ad un solenne, grave rimprovero della comunità cristiana. Noi siamo la comunità cristiana, non dimentichiamolo. Il povero, proprio perché non ha peso sociale, perché non conta economicamente, perché non ha nessuna influenza dal punto di vista politico, è stato pubblicamente disonorato nella comunità cristiana. L'autore in seguito stigmatizza i ricchi, non perché hanno tanti beni, ma perché sovente abusano in ragione di ciò che hanno, si fanno forza in ragione di ciò che hanno per permettersi qualsiasi cosa. C'è una frase che ogni tanto appare sui giornali, no? Perché qualcuno, anche tra i nostri politici, si dimentica, ecco, che viene eletto dal basso, no? E quando dicono: lei non sa chi sono io, lei non sa chi sono io. Dovrebbe sapere lui perché è lì, perché tutti quelli che non sanno chi è lui lo hanno delegato ad essere lì, ecco. L'autore se la prende con tutti coloro che pensano di potersi permettere tutto, di non aver bisogno di nessuno, di non aver bisogno neppure di Dio. Pretendono anche di non essere e di non poter essere giudicati da nessuno. È evidente che pure chi ha poco si può comportare così, non soltanto chi ha tanto, perché voi sapete che il ricco, uno può avere un euro in tasca ed essere ricco nel senso che guarda dall'alto in basso gli altri, non ha bisogno di nessuno, maltratta gli altri. Uno può avere tanto e può essere più accondiscendente, però ecco, normalmente se la prende con chi ha molto. Diversi sono i capi di accusa contro questa categoria di persone: opprimono, spadroneggiano senza nessun rispetto, trascinano i poveri in tribunale per avere delle sentenze a loro vantaggio, non dei poveri, perché magari il giudice anche è corrotto, e lo hanno corrotto. Bestemmiano poi, ridicolizzando il bel nome di Cristo. Ecco, vedete qui come termina il nostro versetto, no? Il bel nome che è stato invocato sopra di noi. Il bel nome di Cristo, che è stato invocato sopra i cristiani il giorno del battesimo. Quando si vendevano gli schiavi, è solamente al momento in cui il compratore pronunciava il nome sullo schiavo, che lo schiavo veramente gli apparteneva. Ecco, noi nel giorno del nostro battesimo, quando si pronuncia il nostro nome su di noi, noi diventiamo, apparteniamo al Signore Gesù. Ecco, voi avete bestemmiato il bel nome che è stato invocato su di voi il giorno del vostro battesimo, comportandovi contro il vostro battesimo, quello che avete ricevuto nel battesimo. Qui, quando
l'autore dice queste cose, è chiaro che il riferimento, ormai siamo in tema di persecuzione cristiana, siamo in tema, in momento di persecuzione cristiana, è alla proibizione di parlare di Gesù. I ricchi in questo momento, c'è stato un piccolo spostamento, i ricchi in questo momento non sono solo coloro che sono all'interno della comunità cristiana, ma sono coloro che deridono i cristiani a causa della loro fede, persecutori che bestemmiano il nome di Cristo. All'interno della comunità cristiana questo non accade, si spera. Versetto 8. Certo, se adempite quella che secondo la scrittura e la legge legale amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene, ma se fate favoritismi personali commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Ecco, si parla di legge legale, forse perché per entrare nel regno di cui ha parlato prima l'autore occorre amare il prossimo. Questa è la legge legale. Vuoi entrare nel regno del Signore? Adotta la legge di questo regno, che è l'amore. È evidente, dice Giacomo, che discriminare chi è povero e favorire invece solo chi è ricco è disonorare il povero, e questo va contro il precetto dell'amore. Versetto 10. Poiché chiunque osservi tutta la legge ma la trasgredisca anche in un punto solo diventa colpevole di tutto. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Ora se tu non commetti adulterio ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Non è facile, Il testo non è facile. Cerco di spiegare meglio che posso. L'autore a questo punto fa intervenire un modo di procedere, un modo di ragionare che è proprio degli ebrei, che non ci è consono a noi. È un po' un procedimento classico nella tradizione ebraica, che consiste nel ritenere che la trasgressione di un solo precetto equivale alla trasgressione di tutti i precetti, di tutta la legge. Questo principio non vuol significare che tutti i comandamenti sono uguali, non sarebbe possibile, che non vi è una scala di valori, non è uguale rubare una mela e uccidere una persona, non si possono fare né l'una né l'altra cosa, però possiamo metterli sullo stesso piano. Quello che vuol dire l'autore, quello che vuol dire la tradizione biblica, il modo di ragionare degli ebrei è questo. Vuole semplicemente ricordare che violare un solo precetto è andare contro la volontà di colui che ha messo al mondo tutti i precetti. Un conto poi è trasgredire un precetto per debolezza e un altro è trasgredire per farlo apposta. Per farlo apposta, so che faccio male, ma lo faccio, perché voglio farlo, è una scelta libera. Giacomo poi lascia trasparire che non appartiene a nessuno la possibilità di scegliere all'interno del Vangelo, all'interno dei comandamenti, questo mi piace, lo osservo, questo non mi piace, non lo osservo. Questo non appartiene a nessuno di noi a fare il cernite. Sarebbe come dire che del Vangelo ciascuno può fare la scelta che gli conviene in un preciso momento della sua vita. È vero che ci sono molte indicazioni, molti precetti che vogliono aiutarci a vivere meglio e che non tutti hanno la stessa importanza, ma tutte fanno parte di un progetto unitario in cui tutto si tiene. È come un puzzle, ci sono dei pezzi più belli, dei pezzi meno belli, ma è mettendoli tutti insieme che si ottiene il dipinto, che si ottiene l'opera. Se ne manca uno, anche se è piccolo, l'opera è imperfetta. Versetto 12. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi
non avrà avuto misericordia. La misericordia ha sempre la mente sul giudizio. Ecco, dopo aver ascoltato il suo insegnamento, è ora, dice Giacomo, di mettere in pratica il suo insegnamento. Ora fate voi quello che io vi ho detto. L'autore mette in guardia gli ascoltatori. Dio ha scelto i poveri. Non rispettarli facendo dei favoritismi nei confronti di chi può, di chi ha, di chi vale di più, equivale a non amarli. E questo significa trasgredire il comandamento fondamentale dell'amore, la legge regale. Ora, ricorda Giacomo, è proprio a partire da questo comandamento dell'amore che saremo giudicati noi stessi. Ricordate la finale del capitolo 25 di Matteo? Hai visto che ero ignudo e mi hai vestito, hai visto che avevo fame e mi hai dato da mangiare, hai visto che ero in carcere e sei venuto a trovarmi. Sappiate, sembra dire Giacomo, voi che portate giudizi che discriminano le persone, voi cristiani che portate giudizi che fanno differenza tra le persone, secondo criteri molto umani, che voi stessi sarete giudicati sul criterio fondamentale del regno di Dio, che è quello dell'amore. Sappiate questo. Giudicate gli altri secondo la legge dell'amore, perché voi sarete giudicati secondo la legge dell'amore. Passiamo alla seconda parte, che è l'attualizzazione. Vediamo quello che questo testo di Giacomo dice a noi, e qui gli insegnamenti quest'oggi sono diversi e particolarmente importanti. Forse alcuni di questi non hanno molta audience, non se ne parla molto neanche nelle nostre chiese, neanche nelle nostre famiglie. Una prima serie di insegnamento a cui ho dato il titolo Resistere alla mentalità del mondo, è proprio il primo versetto di che abbiamo analizzato. La cornice nella quale si inserisce tutta la riflessione che siamo chiamati a fare oggi parte proprio da questa ultima frase del capitolo primo. L'autore ci invita a scegliere in che modo noi vogliamo posizionarci nel mondo, come voglio situarmi io, cristiano, nel mondo. Riprendo il capitolo 17 di Giovanni. Gesù dice riguardo dei suoi discepoli: essi sono nel mondo, non chiedo che tu Padre li tolga dal mondo, ti chiedo solo che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Ecco, in questi versetti viene sintetizzato, mi sembra, tutto il cammino di riflessione che siamo chiamati a fare noi come cristiani. E cerco di specificare meglio, avete il mio schema sotto gli occhi per cui potete seguire. Da prima ci viene ricordato che noi non siamo degli extraterrestri, noi non viviamo fuori dal mondo, noi non viviamo neanche accanto a questo mondo. La tentazione di sentirci fuori, di volerci, di metterci accanto è sempre presente. Ma se noi facessimo questo, noi sceglieremmo una strada diversa da quello che ha scelto Cristo con l'incarnazione. Lui è venuto in questo mondo, non è venuto accanto al nostro mondo, non è venuto fuori del nostro mondo. È venuto in questo mondo, lo celebriamo nel Natale. E qui faccio un riferimento al Concilio che mi sembra molto bello. Quando il 7 dicembre del 65 i padri del Concilio Vaticano II hanno promulgato la Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, che è una delle grandi costituzioni, la Gaudium Spes, hanno dato un titolo che a noi può sembrare abbastanza normale, ma non sappiamo che è alla fine di tutto un processo. Nella preparazione
il titolo di questa Costituzione era Costituzione pastorale sulla Chiesa e il mondo di questo tempo. Costituzione pastorale sulla Chiesa e il mondo di questo tempo. Vedete chiaramente, ecco, che da una parte c'è la Chiesa e dall'altra c'è il mondo. La Chiesa è dirimpettaia del mondo, si guardano. La versione finale, quella che noi abbiamo noi, è questa, che è un salto qualitativo fenomenale. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo di questo tempo. Nel mondo di questo tempo. La Chiesa e noi come cristiani non possiamo situarci fuori di questo mondo, fuori del nostro tempo, accanto alla vita della gente. Siamo in mezzo. Se no avremo una Chiesa disincarnata, a lato di un Cristo incarnato, noi costruiamo una Chiesa disincarnata. Questo non è possibile, o siamo fuori. Questa è la nostra realtà e deve essere la nostra scelta di cristiani, essere dentro e non accanto alla realtà del mondo. Chiaro, noi possiamo essere influenzati dalla mentalità mondana, tra virgolette, del mondo. Essere nel mondo ci sottopone a delle scelte continue. Ogni giorno sperimentiamo quante e quali siano le logiche politiche, commerciali, di convenienza sociale e altre che ci impongono modi di pensiero, di stile di comportamento dove, per esempio, il farla franca è segno di intelligenza. Dove i furbetti del cartellino, anche se vedono la televisione che ormai hanno le telecamere puntate su di loro, continuano pensando che loro sono più bravi degli altri. Quando la mentalità del mondo, quando spargere bufale è diventato un passatempo interessante, ma più che interessante, molto interessato, perché fa deviare pensiero della gente da una parte e dall'altra, sposta voti, sposta consensi, raccontando storie. Fare di ogni avversario un nemico, per molti è una tattica vincente. Trasformare le parole in pietre è una strategia raccomandata. Modificare la verità secondo le convenienze è stare al tempo dei sondaggi. I sondaggi dicono che bisogna andare da una parte, raccontiamo questa verità, domani cambia, raccontiamo un'altra verità. Questa è la mentalità del mondo. Il non verificare mai le affermazioni sbandierate come vere, l'ascoltare chi grida più forte, mettere in dubbio le affermazioni altrui senza produrre mai uno straccio di prova, attribuire ogni colpa sempre e comunque agli altri, non accettare mai un contraddittorio, né pubblico né privato, credere che con i soldi si compra tutto, anche l'affetto, il giustificare ogni comportamento morale, personale, sociale, dicendo questa famosa frase terribile: fan tutti così. Cosa vuol dire? Fan tutti così. Uno ha ucciso suo padre, fa tutti così, lo faccio anch'io. È una tentazione grande, sulla quale non solo si scivola facilmente, ma verso la quale si è spinti giornalmente. E potremmo continuare con queste cose. Nascono dalla nostra realtà di tutti i giorni, non invento niente. Questo, noi siamo soggetti alle influenze mondane, queste. Dobbiamo dunque, e siamo chiamati a questo, resistere alle influenze mondane. Se ci comportassimo come tutti si comportano, se utilizzassimo gli stessi criteri per affrontare i problemi di ogni giorno, se le nostre parole non veicolassero sempre e comunque pace, giustizia, verità, amore, Cristo sarebbe venuto per niente. Si sarebbe sprecato per nulla. Certo, noi non pretendiamo di essere i soli a vivere e a proclamare queste verità, anzi,
Credo che come cristiani dobbiamo essere sempre disponibili a lavorare e a collaborare con chiunque lavora perché l'uomo sia più uomo, perché la verità regni, perché la pace prenda sopravvento nel mondo, perché ci sia verità nelle relazioni personali e internazionali. Però queste cose sono nel nostro DNA di cristiani: verità, giustizia, pace, tolleranza. La seconda serie di riflessioni: il dominio dell'apparenza, l'importanza che l'apparenza riveste nella nostra vita. Il testo che abbiamo letto a un certo momento dice: se guardate colui che è vestito lussuosamente, se guardate. È in questo modo che inizia il rimprovero di Giacomo, e noi vogliamo coglierlo come un invito a riflettere sul nostro sguardo, sulla qualità del nostro sguardo. In effetti, molte volte il nostro comportamento prende origine da ciò a cui lo indirizza il nostro sguardo. Volgere lo sguardo verso qualcuno è prima di tutto un indice di attenzione alla persona. Guardandoti, dico a me e a te che tu esisti, che tu ci sei, che tu sei importante. Noi sappiamo poi per esperienza che con lo sguardo si può esprimere un apprezzamento. Con uno sguardo possiamo anche avvolgere di affetto una persona, farla sentire importante per noi. C'è questo autore francese, Jean Guiton, che ha scritto una bellissima biografia anche di Paolo VI, e in un suo libro dice: le carezze degli occhi sono le più adorabili. Bellissimo. No, gli occhi che ti avvolgono di carezze. Lo sguardo permette inoltre di infondere fiducia in qualcuno, aiutandolo a sormontare magari un periodo difficile che sta attraversando, magari aiutandolo a intraprendere un passo importante nella sua vita, se il tuo sguardo è benevolo nei suoi confronti, è incoraggiante. Lo sguardo però ci serve anche, purtroppo, per esternare messaggi negativi, e questo è questo che capita nel testo di oggi, di cui parla Giacomo. Con lo sguardo, infatti, noi possiamo umiliare una persona, guardandola dall'alto in basso. Possiamo farla sentire nulla. Lo sguardo ha una capacità incredibile. Possiamo anche guardare di traverso, per mostrare ostilità, per mostrare disprezzo. E poi c'è la cosa forse più terribile, quella di rifiutare lo sguardo, quella di rifiutare di guardare qualcuno, non degnare neppure di uno sguardo. L'altro non esiste ai miei occhi, è insignificante. Ecco, potremmo trovare altri utilizzi dello sguardo. Ecco perché Gesù nel capitolo 11 di Luca dice: la lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, è buono, è sano, tutto il corpo è luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Ecco perché di fronte a questa situazione nella quale noi ci ritroviamo spesso, abbiamo bisogno di ritrovare tutti una nuova verginità dello sguardo, che ci permetta di vedere le persone per quello che sono e non secondo l'immagine che abbiamo elaborato nella nostra testa. Solo così chi mi sta davanti, colui o colei che incontro per la prima volta, ha la possibilità di mostrarsi per quello che è, senza pregiudizi, senza giudizi previ da parte nostra. E poi facciamo un passo ulteriore: la ricerca dell'apparenza. Chiaro, in questo testo l'apparenza conta molto: l'anello, il vestito magnifico, e possiamo leggerlo in un duplice senso.
da una parte quanto noi curiamo il nostro apparire e dall'altro quanto l'apparenza degli altri conta nel giudizio che noi diamo su di loro. C'è prima di tutto la voglia di apparire da parte nostra, e non parlo qui del fatto di curare il proprio essere in società cercando di essere presentabili, puliti, decorosi, eccetera. Non è questo il problema. Il problema si pone quando il dovere di essere presentabile sfocia nella voglia di dare nell'occhio, di colpire l'altro, di mostrarsi, di non lasciare indifferenti quelli che mi vedono, curando solamente l'esteriore. Tutto si risolve nella presentazione di noi stessi, non per quello che siamo dentro, ma per quello che vogliamo fare apparire fuori. E questo ci porta ad indossare maschere. Ecco perché avete le maschere qui davanti, capite perché? Ci porta ad indossare maschere, una per ogni occasione, una per ogni persona che noi incontriamo, una per ogni tempo. Il vestire, l'atteggiarsi, il parlare, non si propongono di tradurre chi noi siamo in realtà, ma vogliamo semplicemente, ci aiutano semplicemente a far credere ciò che noi vogliamo che gli altri credano di noi. Chi ci incontra, allora possiamo chiederci, chi incontra in verità? Chi incontra me? Incontra veramente me? O la maschera che io oggi ho messo su di me? E sappiamo che, per citare Pirandello, ecco, di maschere possiamo metterne tante, una, nessuna, 100.000. Oppure c'è un altro testo, tutti lo attribuiscono a Pirandello, però nessuno riesce a trovare dove Pirandello lo ha scritto. Pirandello dice, se è lui, imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Tante maschere e pochi volti. Ecco, il secondo aspetto è quello di giudicare secondo le apparenze, giudicare gli altri secondo quello che appaiono. La possibilità dunque che ci abitua tutti di fermarci all'apparenza, soprattutto per quanto riguarda le persone. Quanto è facile per ciascuno di noi fermarci a ciò che colpisce i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro tatto. Questo lo dicono i sociologi, ecco, quelli che mandano in giro la gente a fare marketing. Ecco che se uno si presenta in giacca e cravatta e vende di più aspiratori di quello che va vestito stracciato, chiaro, magari quello che è vestito male è professore di università, ecco, ma però l'apparenza conta. Ascoltiamo più volentieri chi parla bene e ha una parola suadente piuttosto di uno che balbetta e cerca le sue parole. Siamo istintivamente più portati a sederci con chi profuma di bucato piuttosto che con chi ha un odore sgradevole. È apparso in questi giorni su un giornale che un vescovo dell'America Latina, in Colombia, c'era una riunione del consiglio pastorale, dovevano parlare probabilmente sulla pastorale sociale, ebbene, e si è fatto macchie, come si dice, si è fatto truccare, si è fatto truccare da barbone, no? Straccione, tutto sporco, eccetera, e poi è entrato nella sala dove c'era questo convegno diocesano, no? E lui dice, vi ha lasciati parlare, e poi è andato a sedersi davanti, ha detto, io sono il vostro vescovo e volevo vedere qual era l'atteggiamento che voi avevate nei confronti di questo barbone che è entrato e ha cercato un posto per sedersi. Tutti si sono fatti da parte appena entrano, no? Gli hanno lasciato il posto libero, no? Eccetera. E lui ha detto, nessuno mi ha trattato male, però ciò che regnava era l'indifferenza. Ecco allora l'insegnamento che possiamo trarne, un invito a non frapporre muri di qualsiasi genere tra le persone, l'invito a superare le barriere,
E questo possiamo farlo in due maniere complementari. La prima, andare al di là dell'apparenza, andare al di là di quanto ci pare e ci appare. Occorre sforzarci di rimuovere la maschera che chi ci sta davanti ha indossato, o quella che noi o la società gli abbiamo messo addosso. Bisogna andare al di là di quanto noi sappiamo, di quanto vediamo, di quanto sentiamo, per incontrare una persona per quello che è, nella sua realtà, nella sua verità. Occorre, credo, raggiungere quello che Don Tonino Bello chiamava l'ulteriorità dei volti, cioè andare al di là dell'apparenza. Occorre sforzarci di oltrepassare il sottile o spesso diaframma che ci impedisce di raggiungere l'intimo della persona. Ma tutto questo sarebbe inutile se non ci servisse a ridare valore, consistenza, importanza alle persone con cui noi viviamo a contatto. Sarebbe anche ancora inutile se non ci servisse a valorizzare le persone per quello che sono, a dar loro la possibilità di essere ciò che sono, dare a tutti la possibilità di mostrarsi per quello che sono, perché sanno che il mio occhio non mi sta giudicando. Una terza serie di riflessioni, l'attenzione agli ultimi. La terza serie di riflessioni a cui ci invita Giacomo per non soccombere alla mentalità mondana è l'attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti degli ultimi. Prima di tutto accorgersi di chi sono. Nella nostra società, anche in quella italiana, stiamo assistendo alla crescita di coloro che vengono chiamati e considerati gli ultimi, coloro che vivono sotto la soglia o ai margini della povertà. Non è soltanto un fenomeno nostro, Padre Lorenzo ci diceva che in Inghilterra, là a Manchester, dove studiava inglese, diceva impressionato da tanti barboni che incontrava per la strada, inglesi. La loro situazione ha diverse cause. L'idolatria del mercato, con la massimizzazione del profitto che provoca la perdita di lavoro, si vuol sempre guadagnare di più, no? Per cui la rottura di un legame matrimoniale, quante famiglie che si separano e improvvisamente il partner, almeno uno, diventa povero, gli viene a mancare la casa. La perdita progressiva del potere di acquisto, lo sfruttamento del lavoro nero. Una volta eravamo contenti, noi del nord, di dire che il lavoro nero è al sud. Oggi tutte le inchieste che fanno sanno benissimo che il caporalato, anche nel Veneto, c'è pieno. I fallimenti provocati da non riscossione del dovuto anche da parte dello Stato. Quante ditte hanno chiuso. Il disagio mentale grave, le difficoltà per gli stranieri di essere inseriti nel mercato del lavoro. Ognuno di noi può aggiungere altre cause che conosce personalmente. Queste persone subiscono più di altre, sono gli ultimi, subiscono più di altre lo smantellamento dello Stato sociale, la crescita delle disuguaglianze, la perdita di tutele di ogni genere. Ecco, questa è la fotografia della situazione esistente in ogni parte del mondo. Ecco, di fronte a questo stato di cose si fa sempre più largo quella che il Papa ha cominciato a chiamare la cultura dello scarto. La cultura dello scarto. Questa terminologia non indica solamente la tendenza allo spreco, per cui si getta ciò che potrebbe ancora servire o che potrebbe essere riparato, ma soprattutto all'interno della riflessione che stiamo facendo, concerne coloro che la nostra cultura mette da parte, non considera, scarta chi non serve, chi non produce, chi costa troppo, anche a curarlo. Questo può condurre anche, se non si fa attenzione, a ripetere una storia non troppo lontana,
dove si è proceduto all'eliminazione degli ebrei, degli zingari, delle persone di orientamento omosessuale. Ciò che non risponde, chi non risponde a determinati canoni, chi non produce, sapete cosa facevano nei campi, dicono, nei campi di sterminio, bambini non producevano niente, ecco. Quelli che erano malati erano i primi a partire. Questo sono moniti per la nostra società, cultura dello scarto. Ecco, proprio per questo Giacomo ci invita a non cadere nella stessa trappola mondana, dove le persone contano per quello che hanno, per quello che valgono, per quello che possono e per quello che danno. Se vogliamo rimanere umani, dobbiamo comportarci da Dio. Comportarci come si comporta Dio. E questo può tradursi almeno in due atteggiamenti. Ho utilizzato questa espressione che mi piace molto, di Lucetta Scarafia. Prendere coscienza, ecco, che abbiamo il compito ciascuno di una manutenzione amorosa delle relazioni umane. I rapporti umani vanno intrattenuti, vanno curati, vanno protetti. La manutenzione amorosa delle relazioni umane. La persona non deve essere discriminata né in ragione del sesso, della religione, della cultura, eccetera. La persona è importante perché è persona, prima di tutto. E dobbiamo cercare di instaurare con le persone un rapporto che possa migliorare le relazioni tra noi e loro. La Chiesa qui non si stanca di ripetere alcuni interventi che chiama le opere di misericordia spirituale. Rimonto dai padri del deserto, poi San Tommaso d'Aquino le ha sistematizzate, ecco, però consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, ecco. Tutto questo insieme, la manutenzione amorosa delle relazioni umane. Piccoli insegnamenti. Secondo atteggiamento, più pratico, un impegno ancora più pratico, chiedendoci di comportarci come si è comportato Gesù, che è intervenuto in favore dei ciechi, degli zoppi, degli ammalati, delle prostitute, degli stranieri, dei bambini, dei peccatori. Ecco, anche in questo campo la Chiesa ha proposto ai cristiani che non avevano nessuna cultura le opere di misericordia corporale, un piccolo gesto che ti fa imitare il comportamento di Gesù: visitare gli ammalati, dar da mangiare agli affamati, vestire gli umili, eccetera. Sono gesti semplici ma importanti, perché mettono al centro del nostro impegno la persona, partendo da coloro che hanno più bisogno. E un'ultima cosa, e termino, ma è una cosa molto importante di cui non si parla molto. Giacomo afferma che la legge va osservata integralmente. Chi la trasgredisce in un punto, la trasgredisce tutta, ha detto Giacomo, e vi ho spiegato cosa voleva dire. Il 21 novembre del 64, faccio un po' di storia, veniva approvato e promulgato il decreto del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo. In esso appare per la prima volta una frase importantissima che ha cambiato le relazioni tra protestanti, cattolici. Dice così: nel mettere a confronto le dottrine ci si ricordi che esiste un ordine o gerarchia nelle verità della dottrina cattolica in ragione del loro rapporto differente col fondamento della fede cristiana. Cosa vuol dire? Questa affermazione ha fatto fare un passo avanti enorme nei rapporti tra le chiese, perché per la prima volta introduceva nella teologia cattolica la distinzione tra ciò che nella fede è centrale e ciò che è secondario. Non possiamo, ricordate, l'ho spiegato nella prima parte, non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. Una mela e un omicidio non è la stessa cosa. Qui il discorso è più ampio.
mette la distinzione tra ciò che è nella fede centrale e ciò che è periferico, tra ciò che è essenziale e ciò che è secondario. Credere che il Figlio di Dio sia incarnato è essenziale, è centrale per la fede. Dire che è nato a Betlemme o che è nato a Gerusalemme è secondario. Siamo d'accordo su questo? Penso. Non facciamo di un dogma di fede che è nato a Betlemme. Non metto in dubbio che sia nato a Betlemme, faccio un esempio. Non possiamo mettere le due cose sullo stesso piano. La Trinità è una cosa importante, più che colui che scese dall'albero si chiamava Zaccheo, se fosse chiamato anche in un altro nome, è abbastanza secondario. La stessa cosa vale anche per il nostro comportamento morale. Non possiamo mettere sullo stesso piano il furto di una mela, come dicevo prima, e un omicidio. Tutte e due vanno contro i comandamenti, ma i due peccati non hanno la stessa gravità, evidentemente. Ecco, nei vecchi catechismi veniva insegnato che per fare un peccato mortale occorrevano tre cose. Chi ha una certa età queste cose le sa: materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Ecco perché un mio professore di morale diceva che l'unico che può fare veramente un bel peccato mortale è un prete, perché queste cose le sa tutte. Oggi non si parla più di queste cose, ma questa formula ci ricorda una seconda verità oltre a quella che ho appena detto prima. Nella vita si può sbagliare per inavvertenza, ma si può anche sbagliare per scelta, e non è la stessa cosa. Questo dipende da ciascuno di noi e questo determina la gravità della nostra azione, per scelta o per inavvertenza. Probabilmente però Giacomo, con la sua affermazione sull'unità della legge, vuole evitare un comportamento molto diffuso in tutti i tempi e ad ogni latitudine: la tentazione, come dicevo già nella prima parte, di fare una cernita all'interno del Vangelo scegliendo di osservare oggi quello che mi è più facile e domani un'altra cosa. Prego nella mia stanza per seguire il consiglio di Gesù, però poi frequento delle stanze di cui mia moglie o mio marito non sarebbe molto fiero, però prego nella mia stanza. Sono devoto dei pellegrinaggi, dei santuari, ma poi non mi privo di essere razzista, xenofobo, maleducato nel linguaggio, nel comportamento. Ricevo con molta devozione il corpo di Cristo, ma poi maltratto senza nessun scrupolo di coscienza i poveri cristi che incontro. Questo strabismo, presente a fasi alterne in molti di noi, è stato purtroppo sopportato, se non avvallato, anche nell'insegnamento svolto o non svolto dalla Chiesa e nella Chiesa. Si è lasciato credere, per esempio, per tanto tempo, che la mafia poteva convivere con l'essere cristiano. Io ho lavorato qualche tempo in un'annunziatura dove chiedevo al segretario se esiste, perché era siciliano, e chiedevo qualcosa sulla mafia, e diceva la mafia non esiste. Si è lasciato credere che essere in regola con la morale sessuale, poteva bilanciare o permetteva l'inosservanza, la non osservanza della morale sociale. Per cui io avevo una sola moglie, però poi non pagavo i miei operai, li pagavo in nero, non pagavo le tasse, però questo non era un problema. La morale sociale, la morale sessuale, il sesto comandamento era la cosa più importante, per tutto il resto. E così si possono avere scrupolosi, anche tra i preti, scrupolosi osservanti delle norme liturgiche e incapaci poi di avere dei rapporti fraterni tra di loro,
però le candele sono il numero giusto sull'altare, non manca niente, il nome del Papa, il nome del Vescovo pronunciato correttamente, le rubriche sono seguite. Ecco, finché siamo su questa terra, noi sappiamo che convivono nella nostra vita il bene e il male, la santità e il peccato. Tutti abbiamo il dovere di scegliere continuamente tra fare cose buone o fare cose cattive. Ma vi è una scelta previa che sta alla base di ogni nostra scelta particolare, quella che viene chiamata dai teologi moralisti l'opzione fondamentale. L'opzione fondamentale. Nella mia vita, per esempio, posso fare una scelta fondamentale, quella di mettere al primo posto Dio, oppure quella di mettere al primo posto i soldi, la carriera. Una scelta fondamentale, da cui derivano tutte le altre piccole scelte. Se è Dio come scelta fondamentale, mi comporto in un certo modo. Se sono la ricerca dei soldi, della carriera, si traduce in cose, in piccole scelte di tutti i giorni. È evidente che questa scelta determinerà tutte le scelte giornaliere. Non è difficile da capire che la vita cristiana, la scelta di Cristo come punto di riferimento per la nostra vita, è la scelta più importante, quella fondamentale, appunto, è un'opzione fondamentale. Sta a noi poi tradurla ogni giorno in comportamenti coerenti e connessi tra di loro. Ho scelto il Signore come scelta fondamentale, non vuol dire che non mi capiterà di peccare, perché sono una persona umana, sono un peccatore. Però mantengo la mia scelta fondamentale. Dio rimane importante. Poi sono caduto, chiederò perdono e ricomincerò da capo. Come dice Sant'Agostino, è meglio uno zoppo che cammina sulla strada che uno che cammina fuori strada. Possiamo zoppicare, ma l'importante è zoppicare sulla strada giusta. Di te e come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo e i nostri doni sono ciò che siamo noi. Vieni, nasce ancora dentro l'anima, vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. Strade, luci, feste, musiche, ma Betlemme è qui. Vieni, nasci ancora dentro l'anima, vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. Per le strade, luci, feste, musiche, ma Betlemme è qui.